Se chiudi gli occhi e ripensi alla notte del crollo nella vela, che cosa vedi? Il momento in cui ho visto le prime due bimbe uscire dalle macchine, insanguinate e scioccate. Quando ho visto il volto del papà, da quando il papà si è inginocchiato ai piedi della barella della più piccola e gli stringeva la mano e tremava, alla zia che passava tra le barelle, all'assistenza in codice rosso. La sera del crollo io ero in servizio presso il pronto soccorso del Santo Bono e precisamente al triage. Eravamo io e la mia collega sedute alla scrivania e improvvisamente una macchina è arrivata suonando all'impazzata il clacson, praticamente senza mai fermarsi. Quindi noi ci siamo catapultate all'esterno per cercare di capire cosa stesse succedendo. E in quel momento due uomini sono usciti dalla macchina con due bimbe insanguinate, pallide, scioccate, piene di calcinacce, che urlavano che era un codice rosso perché era crollato un ballatoio della vela celeste e che erano praticamente caduti tutti. C'erano parecchi bambini e non si sapeva nemmeno quanti ne fossero. In quel momento io mi sono rivolta ad una delle persone che accompagnava queste bimbe e ho detto, come faccio di solito, papà vieni con me così le registriamo e prendiamo i dati. In quel momento quell'uomo mi ha risposto, ma io non sono il padre, non so nemmeno chi sono queste bimbe, noi le abbiamo tirate dalle macerie, non sappiamo nemmeno i loro nomi. In quel momento io ho sussultato perché ho pensato, se loro hanno portato semplicemente due bambine, quante altre ce ne saranno? E nemmeno il tempo di pensarlo che è arrivata poi la seconda macchina, la terza macchina, la quarta macchina, praticamente tutte bimbe che erano state prese da civili e che erano state tirate letteralmente fuori dalle macerie e portate da noi in pronto soccorso da perfetti estranei. Infatti per noi è stato anche molto difficile il riconoscimento delle bimbe, visto che nessuno conosceva il nome, le abbiamo dovute numerare con un pennarello. Quando le bambine sono arrivate, soprattutto quando sono arrivate l'una dopo l'altra senza un'identificazione, bambine che erano perse, erano scioccate, erano insanguinate, piene di calcinacci, in quel momento sì, mi sono sentita persa perché non riuscivo a capire cosa fare e il modo migliore in cui farlo. Sembra scontato dire che è una tragedia, che era una cosa inaspettata, che era una maxi emergenza, ma non dimenticheremo mai i volti di quelle persone che hanno accompagnato quei bambini e che soprattutto poi hanno pianto il pronto soccorso durante tutta la notte, cioè quegli estranei che hanno estratto le bambine dalle macerie, pur non conoscendole, sono rimaste comunque fuori al pronto soccorso tutta la notte per avere informazioni. Hanno aspettato i parenti delle bambine, hanno dato informazioni che avevano avuto in precedenza. In particolare una di loro mi ha colpito tantissimo perché mi ha stretto la mano e mi ha detto semplicemente io sto bene, perché io le ho detto io mi chiamo Federica, tu come ti chiami? E lei mi ha detto Federica io sto bene, ma dov'è mia sorella? Mentre invece le altre più piccole invocavano la madre, invocavano il padre, cercavano di sapere dove fossero le altre cuginette o le sorelline che erano arrivate insieme a loro. L'emergenza poi è rientrata, quindi quando tutte le bambine erano state già stabilizzate e portate nei singoli reparti, forse solo allora ci siamo resi conto di quello che effettivamente era successo. Abbiamo praticamente passato tutta la nottata a fare ricerche, a riaggiornare la pagina delle notizie per sapere se ci fossero dei morti, se era successa qualche altra cosa, se potevano arrivare altri pazienti. Ho visto mie colleghe che sono crollate in lacrime e che sono state forse una delle cose più toccanti che io abbia mai visto nei miei anni lavorativi, cioè vedere delle persone che io considero così forti perché durante l'emergenza hanno un sangue freddo e una lucidità che poche persone riescono ad avere in questo lavoro, specialmente quando si lavora con bambini, cedere totalmente di fronte alla tragedia, perché questa è stata una tragedia, ha spezzato delle vite, ha spezzato delle famiglie, quindi ancora oggi, nonostante siano passati giorni, noi ci pensiamo, ne parliamo, andiamo dalle bimbe quando possiamo e andiamo a salutarle, perché è una cosa che penso difficilmente riusciremo a dimenticare, ma nemmeno a dimenticare, a non pensare per il futuro prossimo.